un piccolo approfondimento. Abbiamo visto l'ellisse di iperbole con le loro equazioni molto simili, che sono un segno cambia, abbiamo visto che sono riferibili a un rettangolo centrato in assi cartesiani. L'ellisse è la curva chiusa che sta all'interno del rettangolo, e l'iperbole è prolungata le diagonali, diciamo, considerando l'esterno del rettangolo, è una curva fatta di due baffi tangenti esternamente al rettangolo e con comportamento asintotico nei confronti di queste rette. Cosa succede se nelle equazioni dell'iperbole e dell'ellisse la A e la B, le due semidimensioni del rettangolo, diventano uguali? Ora, nella ellisse è semplicissimo. Nell'ellisse cosa succede? Con i due lati uguali viene fuori un quadrato, e la curva chiusa che sta all'interno del quadrato da ellisse diventa una circonferenza. I due fuochi coincidono nel centro e si ha in effetti un'equazione della circonferenza quando i due coefficienti sono uguali. Per l'iperbole non è che viene una curva molto più facile, rimane sempre una curva di questo tipo qui. Però cosa succede se il rettangolo diventa un quadrato? Succede che le due diagonali del rettangolo, che sono gli esempi dell'iperbole, diventano diagonali che sono perpendicolari fra di loro, come succede nel quadrato, no? Ora, due diagonali perpendicolari, due asintoti dell'iperbole perpendicolari fra loro, fa sì intanto che quest'iperbole venga chiamata equilatera. Non è che ha dei lati uguali, però diciamo ha una certa simmetria negli asintoti, iperbole equilatera. E poi c'è un'altra cosa da dire, che asintoti perpendicolari significa che io ho praticamente, anche se ruotate di 45 gradi, lo stesso grafico che avevo nella curva della proporzionalità inversa, quella che si studia alle medie. Avete presente quella curva fatta così? È la curva in cui il prodotto x per y è uguale a una costante, oppure si può indicare come y uguale a una costante fratto x. C'è un ramo positivo di qua, c'è un altro ramo negativo di qua. Praticamente questa curva qua è la stessa di questa ruotata di 45 gradi. Perché l'equazione è completamente diversa da quella che abbiamo imparato noi? Cioè y uguale k su x non è la x2 fratto a2 meno y2 fratto b2 uguale a 1. Cambia completamente. Beh, cambia completamente perché gli assi non sono più quelli di prima. Gli assi presi a 45 gradi fanno venire fuori un'equazione diversa, però il tipo di curva è esattamente lo stesso.